In manette due donne autrici di una rapina ai danni di un'anziana. La vicenda è accaduta il 13 maggio scorso in un condominio di Via Marche a Campobasso. Futuro incerto e mancato pagamento degli arretrati. I lavoratori del Gemelli Molise preoccupati a seguito della cessione delle quote societarie, sindacati in allerta. Dalla capitale si valuta una terza dose estesa a tutta la popolazione a seguito dell'aumento dei contagi. In Molise si allarga il focolaio alla casa di riposo Pistilli. A breve partirà a Castelpizzuto un corso di formazione per giovani sulle tematiche che riguardano la guida di comunità e le professioni relative all'accoglienza. E buongiorno a tutti, un caro saluto e ben ritrovati con l'edizione del giorno del telegiornale di TLT. In apertura parliamo di cronaca. Due giovani donne sono state individuate dai carabinieri come autrici di una rapina ai danni di una signora anziana colpita seriamente e ferita. La grave vicenda è accaduta il 31 maggio scorso all'interno di un condominio di Via Marche a Campobasso, ma vediamo i dettagli. Una vicenda che ha portato a due arresti a Campobasso, uno in carcere e l'altro ai domiciliari, e che ha riguardato due giovani ragazze, una di 27 anni con un già lungo curriculum criminale, l'altra sua complice di 24 anni, già conosciuta come consumatrice abituale di stupefacenti. È la storia di un tentativo efferato di rapina avvenuto in un palazzo di Via Marche, quando, secondo un piano ben orchestrato, la ragazza più anziana riusciva ad entrare in un appartamento ed aggredire una signora anziana da poco vedova e con una somma consistente di denaro in casa, frutto di alcune vendite di terreni. La ragazza più anziana, mentre l'altra operava da palo e da diversivo per i vicini di casa, colpiva ripetutamente la signora, procurandole anche la fuoriuscita di molto sangue dalla testa, e minacciava di far male anche ai suoi familiari se solo non avesse rivelato il nascondiglio del denaro. La signora reagiva alle violenze e portava la ragazza allo spavento per l'abbondante sangue versato e alla fuga. Immediate le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso, che riuscivano in breve a ricostruire l'intera vicenda, ma anche a raccogliere le prove attraverso intercettazioni, interrogatori e recuperi visivi delle telecamere, permettendo alla magistratura di agire con la giusta determinazione. È un episodio isolato, da maggio fino ad ora non si sono più verificati episodi del genere. Diciamo che la reazione della vittima ha fatto sì che la persona che l'aveva aggredita desistesse, ma le modalità messe in atto secondo me sono proprio tipiche di un sistema criminale, di una mentalità criminale che doveva arrivare all'obiettivo, ovvero quello di recuperare quei soldi che la signora nascondeva. Però, come ho detto prima, fondamentale è purtroppo nel caso è la presenza dello spaccio. L'uso e lo spaccio di stupefacenti provocano questi comportamenti. Le segnalazioni al 112, la collaborazione dei cittadini quando vedono persone che non sono solite stare nell'ambito delle proprie zone è fondamentale. E soprattutto è fondamentale anche l'azione di prevenzione, che in primis voluta dalla Procura della Repubblica di Campobasso, nella figura del procuratore D'Ancia, che obiettivamente ci compulsa in maniera adeguata e ci porta comunque a lavorare in maniera a tamburo battente verso in questi aspetti che sono sempre più pericolosi. E ancora cronaca, i carabinieri di Isernia, a seguito della denuncia di una frode avvenuta ai danni di una donna, sono riusciti a risalire al responsabile. Lo stesso è stato denunciato dopo aver indotto la vittima a credere di dover eseguire un'operazione di accredito sulla PostePay, inducendola anche ad effettuare un'operazione di ricarica di circa 1000 euro. I carabinieri hanno poi segnalato per il reato di tentata rapina aggravata in concorso una donna di origini campane. Sono in corso ulteriori indagini per identificare invece un'altra complice. E locali attrezzati per l'emergenza in connessione con tutte le forze di polizia aprono nei due capoluoghi di provincia le sale operative della Protezione Civile Regionale. Siamo andati a vedere. Ad Isernia prima e a Campobasso dopo sono state inaugurate le sale della Protezione Civile. Le cerimonie sono state in entrambi i casi svolte alla presenza dell'onorevole Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell'Interno,
Ad Isernia l'inaugurazione è avvenuta nei locali della caserma dei Vigili del Fuoco a Campobasso all'interno della questura di via Tiberio. L'inaugurazione della sala operativa integrata ci dà proprio la dimensione di quanto sia importante lavorare di squadra e farlo in sinergia. Quindi questo è il messaggio e l'obiettivo, la cultura della sicurezza verso un ambiente più rispettato, più rispettoso, e anche il lavoro fatto sul superbonus va in questa direzione. Ripartire in sicurezza. Fino adesso abbiamo alcune misure in campo che stanno dando dei grandi risultati, come ad esempio quella del superbonus che citavo prima, che consente anche alla gente di poter ristrutturare i propri immobili anche con il senso di risparmio energetico, nella migliore sicurezza verso il dissesto idrogeologico, e questo è un segnale tangibile di cosa si può fare per ripartire. È un inizio, ma è un inizio convincente che può effettivamente darci il là per il futuro più serio, più sicuro, e dopo una pandemia è proprio il caso di dire che è il momento di rialzarci. Le sale sono predisposte per permettere la gestione di un servizio volto alla sicurezza dei cittadini, che la Protezione Civile svolge con le forze di polizia, fornendo a questa struttura operativa un ulteriore tassello per fronteggiare le diverse situazioni di emergenza che si possono configurare, dal terremoto alle alluvioni, dagli incendi alle nevicate. E non vuole che i sanitari portino la madre al pronto soccorso per ulteriori cure. Aggressione alla guardia medica di Campobasso. Ad intervenire gli uomini della questura dopo che un uomo aveva inveito contro il personale. Nella circostanza il figlio accompagnatore della donna ha appreso che necessitava di essere trasferita al pronto soccorso e, non ritenendo idonee le cure prestate dai due medici in servizio, aveva inveito contro di loro. Il 34enne era già noto alle forze dell'ordine e, una volta individuato, è stato poi segnalato per il reato di violenza pubblico ufficiale. E parliamo adesso della situazione del Gemelli Molise: mancati arretrati e un futuro incerto per i lavoratori della sede. I sindacati proclamano anche lo stato di agitazione, ma vediamo nel dettaglio. Si attendono ancora decisioni riguardo le sorti del Gemelli Molise. Dopo la possibilità della Regione di acquistare parte della società, ad oggi mancano ancora certezze. Al termine dell'assemblea tenuta nel piazzale della sede, sindacati e lavoratori hanno quindi deciso di proclamare lo stato di agitazione. Si è appreso poi che la proprietà del fondo elvetico abbia recentemente incontrato a Campobasso i vertici del centro per discutere sul da farsi. I sindacati hanno fatto il punto e convenuto che si debba alzare il livello di allerta. A farsi sentire in merito alla questione anche la consigliera regionale Aida Romagnolo. Al momento preoccupa anche la situazione riguardo gli arretrati contrattuali che spettano di diritto e che non arrivano ancora per gli oltre 350 dipendenti del Gemelli Molise. Lavoratori che, nelle ultime settimane, stanno vivendo incertezza rispetto al riconoscimento economico dovuto e alla vendita della struttura sanitaria ad un fondo svizzero. Su quest'ultimo fronte, infatti, il comparto chiede lumi sul proprio futuro, chi siano di fatto i nuovi acquirenti e quali contratti arretrati verranno applicati dopo il passaggio. Manifesto la mia vicinanza ai lavoratori di quella che in Regione ha sempre rappresentato un'eccellenza, ha commentato Aida Romagnolo. È fondamentale, ha poi detto, che gli operatori, dai sanitari ai medici ai tecnici agli amministrativi da anni impegnati in questa realtà sanitaria, non vivano nell'ansia del domani incerto. Si faccia dunque chiarezza. E contagi in risalita lungo la penisola in Molise, altri positivi a seguito del focolaio all'interno della casa di riposo Pistilli di Campobasso. Se ne contano 35 fra ospiti e personale, ma vediamo il contributo. Estendere la terza dose di vaccino anti-Covid alle categorie considerate fragili, a seguire poi a tutta la popolazione. E questo lo scenario che si configura nella capitale a seguito delle ultime riunioni avvenute con i responsabili dell'Istituto Superiore di Sanità, vertici e politica. I contagi nel giro di 15 giorni stanno lievemente risalendo e preoccupa adesso l'andamento che si prospetta per i prossimi mesi. La Gran Bretagna potrebbe aver mostrato solo l'inizio di ciò che potrebbe avvenire anche lungo la penisola. Il vaccino funziona, ma una terza inoculazione potrebbe divenire necessaria per bloccare un'ulteriore crescita dei positivi. In Molise notizie poco confortanti: dalla casa di riposo Pistilli sono saliti a 35 in tutto i contagi fra ospiti e operatori, fortunatamente tutti asintomatici o con sintomi lievi. Sul fronte sanità in Regione sempre problemi.
fra fondi che mancano e situazione all'interno dei volontari del 118 a seguito dei tagli previsti dall'ASREM, che pare però si sia risolta grazie ad un tavolo. Proprio su tale questione il presidente della regione Donato Toma si è attivato e al momento resterebbe da risolvere solo la questione legata al rimborso dei volontari. Toma dal canto suo si dichiara soddisfatto degli esiti del clima di reciproca collaborazione che ha caratterizzato i lavori in questi giorni, soprattutto di essere riusciti a trovare la giusta convergenza tra le richieste delle organizzazioni di volontariato e la deliberazione del direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano. Le parti si incontreranno nuovamente venerdì per chiudere la questione. E cambiamo adesso argomento, ci spostiamo lungo la costa. Sono diverse le problematiche attuali che sta vivendo il settore della pesca, a cominciare dal caro gasolio che è aumentato negli ultimi tempi in maniera insostenibile, a seguire la questione delle spese e degli oneri fiscali che incidono per 365 giorni all'anno, mentre le giornate lavorative sono circa 120 e quindi quasi un terzo in meno. A denunciare questa situazione è stata l'Associazione Armatori Pesca Molise. E tra pochi giorni parte a Castel Pizzuto un corso di formazione per giovani e studenti sulle tematiche che riguardano le guide di comunità e le professioni relative all'accoglienza. Andiamo a contributo. Un corso formativo di 5 giornate che rientra nei 12 interventi del progetto Sentieri di Acqua e Pietra a cura della Direzione Regionale dei Musei del Molise. Un corso che si svolgerà dal 30 ottobre al 27 novembre nella Scuola Permanente di Educazione alla Sostenibilità di Castel Pizzuto e che è rivolto ai giovani e anche agli studenti degli istituti professionali ad indirizzo alberghiero, enogastronomico, dell'accoglienza turistica e dei licei ad indirizzo economico-sociale. Si parlerà di territorio, di paesologia, cartografia, mappe di comunità, patrimonio materiale e immateriale, ma anche e soprattutto della capacità di raccontare i luoghi. Ci si ritroverà nel gesto di un percorso di conoscenza di un sapere prezioso attraverso la condivisione degli elementi territoriali e delle esperienze, tutto indirizzato ad individuare le eventuali opportunità di lavoro per i numerosi giovani che vorranno misurarsi con un futuro di sviluppo dell'accoglienza. Il corso, al quale potranno accedere non oltre 20 iscritti, è di fatto sperimentale e propedeutico ad un percorso formativo sicuramente più strutturato, un piano di sviluppo da realizzare il prossimo anno, alzando l'asticella delle conoscenze e delle partecipazioni. Buoni spese alimentari e rimborso dei fitti e delle bollette. I cittadini residenti a Trivento con un ISEE familiare in corso di validità non superiore ai 10.000 euro possono inoltrare la domanda. Per tutte le informazioni è possibile collegarsi sul sito del Comune di Trivento. E raddoppiano i costi delle semine, OSS nei campi. A dicembre il prezzo del pane salirà del 30%, ma vediamo i dettagli. Dai campi alle stalle si impennano i costi di produzione in agricoltura per effetto dei rincari delle materie prime che fanno quasi raddoppiare la spesa per le semine. Con l'avvio delle operazioni colturali autunnali gli agricoltori sono costretti ad affrontare rincari fino al 50% per il gasolio necessario per le operazioni che comprendono l'estirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione. Il rincaro dei costi energetici riguarda anche il riscaldamento delle serre per fiori e ortaggi, ma ad aumentare sono pure i costi per l'acquisto dei fertilizzanti, delle macchine agricole e dei pezzi di ricambio, per i quali si stanno verificando addirittura preoccupanti ritardi nelle consegne. Da novembre, ma soprattutto a Natale, un chilo di pane potrebbe costare il 30% in più se di grano duro e il 20% in più se di grano tenero. Per fare un esempio, il casereccio di grano duro potrebbe costare dagli attuali 3,50 ai 4,50 al chilo, il pane di grano tenero invece dai 2,50 attuali ai 3,20, ma anche fino ai 3,50. Un aumento che fa paura agli italiani già alle prese con i rincari di luce e gas. L'effetto pandemia si ripercuote così sulle tasche delle persone. Crescono dunque le nuove povertà e coloro che faticano ad arrivare alla fine del mese e ora sono costretti a ricorrere all'aiuto di Caritas e diocesi.
Una situazione che mette in allerta e dal governo nazionale si chiedono più tutele a causa dell'aumento considerato di prezzi di beni di prima necessità. E all'interno delle sale dell'Archivio di Stato, oggi pomeriggio a Campobasso, è prevista la presentazione del numero 15 della rivista di storia e scienze sociali locale, rivista diretta da Gino Massullo e dal docente universitano Rossano Pazzagli. Il volume è dedicato all'immigrazione e allo spopolamento ed è stato curato da Umberto Lombardi. L'appuntamento è fissato alle 17.30. L'associazione Vivi Colle dell'Orso di Campobasso ha organizzato una mostra delle mele antiche molisane ed un percorso degustativo. Ad accompagnare gli adulti ed i bambini, l'agronomo Michele Tanno, un vero esperto del ritrovamento e della valorizzazione del frutto. Ma vediamo. Gli spazi dell'associazione Vivi Colle dell'Orso si sono riempiti di numerosi visitatori, adulti e bambini, che hanno potuto seguire, accompagnati dall'agronomo Michele Tanno, un percorso esplicativo con degustazione delle mele antiche molisane, un prodotto che nelle sue molteplici varietà è da valorizzare con la massima attenzione. Ne parliamo con la presidente dell'associazione Vivi Colle dell'Orso, Maria Letizia Maselli, e Michele Tanno. La nostra biblioteca dell'associazione si è arricchita della biobiblioteca. La biobiblioteca l'abbiamo acquistata, diciamo, grazie al contributo del Centro di Servizi Volontariato del Molise, e abbiamo anche a fianco a questi libri della biblioteca per i bambini, rivolta appunto in forma informativa verso gli insetti positivi dell'orto e le piante, anche i libri di Michele Tanno, che ha scritto vari libri a riguardo degli olivi, dei frutti antichi, e abbiamo anche i prodotti nostri dell'Orto di Enna, insieme ad alcune varietà delle mele che sono qua in esposizione, ricordo mele di tutto il Molise. L'obiettivo è di far conoscere la nostra biodiversità, in questo caso delle mele. Questa mostra serve così, per appunto questo incontro a tutti i partecipanti. Abbiamo fatto diverse altre mostre, ma in questo in particolare, perché qui si trova proprio presso un'associazione, e qui a fianco abbiamo il giardino delle piante antiche del quartiere, e quindi buona parte delle mele derivano da questo giardino, altre invece, anzi la maggior parte, derivano dal nostro centro di conservazione, che qui è a Ferrazzano. E a Via Mazzini a Disernia questa sera alle 18 ci sarà la presentazione del libro Il coraggio di esplorare nuovi orizzonti spirituali per le giovani generazioni. L'appuntamento è fissato all'interno dei locali della curia vescovile. Ma andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo coperto e piogge deboli oggi sul Molise, dalla sera parziali schiarite in regione. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 11 gradi a Campobasso e la massima di 17 gradi ad Isernia. Ventilazione nord-occidentale, poco mosso l'Adriatico centrale. Domattina previsti valori climatici in leggero rialzo, correnti settentrionali e cielo variabile. Magnolia in testa ad 8 punti nel torneo di A1 di pallacanestro femminile, ma andiamo adesso a vedere i risultati dell'ultimo turno di campionato e la nuova classifica.
Quarta giornata, Moncalieri Virtus Bologna 49-84, Faenza Basket Schio 54-70, Magnolia Dinamo Sassari 94-59, Empoli San Martino di Lupari 55-69, Sesto San Giovanni Costa Masnaga 77-73, Broni Lemura Lucca 56-48 e Ragusa Umana Venezia 64-71. Per una classifica che vede in testa ad 8 punti Basket Schio, Magnoli a Campobasso e Umana Venezia, a quota 6 Ragusa e Virtus Bologna, a 4 punti San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni, a 2 punti Costa Masnaga, Moncalieri, Lemura Lucca, Faenza, Dinamo Sassari e Broni, a 0 l'Empoli. È passata la delusione per il pareggio casalingo al cospetto del Picerno, il Campobasso adesso si prepara al prossimo impegno, domenica 31 si viaggia a Messina. Bene il rossoblù nella prima frazione, poi complice anche la stanchezza per la gara infrasettimanale del turno precedente, la squadra di Mirko Cudini ha abbassato l'intensità del gioco e l'attenzione mentale, soprattutto sui calci piazzati. C'è un pizzico di delusione nel club e nei tifosi per la mancata vittoria al Selvapiana contro i Lucani del Picerno. Abbiamo perso palleggio, questo sì, secondo tempo, rispetto al primo tempo dove abbiamo fatto bene, secondo me. Abbiamo fatto buone situazioni, abbiamo creato diverse opportunità al di là del gol per poter anche raddoppiarla o per poter essere un po' più pericolosi. Non abbiamo concesso soprattutto nulla alla squadra avversaria nel primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo un po' disuniti sotto certi aspetti, sotto l'aspetto di possesso. Abbiamo concesso troppe punizioni, troppi calcio d'angoli a una squadra che è molto brava in questo e questo forse è il neo maggiore in questa prestazione. Portare a casa 3 punti oggi sarebbe stato importante, importantissimo, e proprio per questo c'è rammarico non averlo fatto concedendo quello che non dovevamo concedere a una squadra che in quello è molto brava. Ci piace fare partita in casa e fuori, e quindi forse è l'atteggiamento della squadra avversaria, questo sì che può cambiare in noi, perché non tutte vengono qua a fare gioco, forse una delle poche che è venuta a fare gioco, tra virgolette, è il Bari. Per la qualità che ha avuto, però per il resto non ho visto squadre che sono venute qua a viso aperto e a giocarsi la partita, quindi questo può cambiare sotto l'aspetto del giudizio, però sicuramente i numeri contano e quindi dobbiamo iniziare a cambiarli, questo sì. Devo dire, ho avuto buone indicazioni, soprattutto perché c'era qualcuno che non aveva mai giocato dall'inizio e qualcuno aveva giocato spezzoni di partita, quindi non tutti... sicuramente erano alla pari degli altri che hanno giocato di più. Sono molto contento di quello che hanno messo in campo, ripeto, soprattutto il primo tempo. Sai, cambiare tre undicesimi magari in una formazione, a volte non sempre si riesce a trovare le stesse geometrie o le stesse situazioni, no? Però sono contento di quello che hanno dato e dell'approccio e dell'impegno che hanno messo in campo. A Messina, squadra allenata da Esiolino Capuano e con trascorsi nella massima serie, domenica 31 i Lupi ritroveranno dopo il turno di squalifica Capitan Bontà, mentre per Di Francesco i tempi di recupero dall'infortunio non saranno brevissimi. E prima vittoria stagionale per il Vasto Girardi sul difficile campo del Tolentino a decidere il match in rigore. Sesta di campionato al della vittoria tra i locali e il Vasto Girardi, padroni di casa che debbono riscattare la sconfitta a Fiuggi, mentre i molisani sono alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo 3 pareggi e 2 sconfitte. Prima parte della gara che scorre via senza sussulti particolari, al 15° rimessa laterale Cremifi. Sulla tre quarti in attacco Nonni mette al centro, ma nessuno degli avanti cremisi approfitta dell'opportunità venutasi a creare in aria. Al 25° angolo cremisi da Miccoli per Nonni, che però viene anticipato al momento della conclusione. Al 35° il risultato cambia, Miccoli contrasta probabilmente qualche centimetro fuori dall'area di rigore Guardalupi, l'arbitro fischia però la punizione massima contro la formazione di casa e tra le proteste ammonisce anche Paolo Tortelli. Dagli 11 metri si porta guida che spiazza il numero 1 ospite e vantaggio per la formazione molisana.
Gli ultimi 10 minuti della prima frazione scorrono via senza particolari sussulti, sia sull'uno che sull'altro fronte. Inizio di ripresa sulla falsa riga di quando visto nei primi 45 minuti di gioco. All'11esimo manovra ospite, pericolosi in avanti. Guadalupi però mette direttamente sul fondo. Al 13esimo, oltre il danno per la prima ammonizione subita per protesta da parte del numero 8 Cremisi Tortelli, arriva anche l'ammonizione per un fallo commesso ai danni dell'avversario e quindi secondo cartellino giallo e rosso per quanto riguarda appunto il giocatore del Tolentino che viene mandato anzitempo negli spogliatoi. 4 minuti più tardi è bravo il numero 1 locale a salvare sulla stoccata di Ametai. La risposta, seppur sterile, dei padroni di casa arriva al 19esimo. Dalla lunga distanza Stefoni impegna Di Stasio che ferma in due tempi. Le prova tutte mister Mosconi, richiama in panchina Maricchi e fa entrare al suo posto Matteo Bucossi. Fuori anche Severini che lascia il posto all'ex Campobasso Zammarchi. L'inferiorità numerica dei Cremisi si sente e come sul terreno di gioco, manovra Cremisi che stenta a decollare e di conseguenza non si rende mai pericolosa. Al 43esimo da fuori area missile di Capezzani che Di Stasio in qualche maniera riesce a mettere in angolo. Al 48esimo e 50 cross dalla sinistra di Aloisi, Padovani e Zammarchi però mancano il tapin vincente, suma quindi l'opportunità per pareggiare. Si chiude l'incontro con la prima sconfitta interna della formazione Cremisi che colleziona così la terza sconfitta stagionale dopo Trastevere e Fioggi, arriva al primo stop interno contro il Basto Girardi. Stelle e palme al merito per i tecnici e dirigenti del Comitato Italiano Paralimpico del Molise. In sei nella sala del CONI di Campobasso hanno ricevuto i riconoscimenti, ma vediamo. Sono state assegnate a Campobasso nella sala convegni di sport e salute del CONI le onorificenze riconosciute dalla Giunta Nazionale del CIP su proposta del Comitato Regionale Paralimpico. A sei tra dirigenti e tecnici del Molise sono state consegnate le stelle e le palme al merito sportivo e tecnico approvate lo scorso 29 aprile sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento e tutte relative al 2020. Per l'impegno e la dedizione profusi al fine di promuovere i valori del movimento paralimpico, riconoscimenti per Antonio Cucolo, Pasquale Iacobù, Gianluca Praetano, Antonella Ruccolo, Gabriella Di Bernardo ed Umberto Anzini. In particolare, palma di bronzo ad Antonio Cucoro per aver accompagnato il nuotatore Pompeo Barbieri nel suo percorso sportivo di crescita, motivandolo e spronandolo per raggiungere risultati sorprendenti, e a Pasquale Iacobucci che negli anni col suo tennis ha costruito una squadra affiatata e volenterosa restando sempre vicino al CIP Molise. Stesso riconoscimento anche per Gianluca Praetano, delegato in riunioni, coinvolto in più progetti come ad esempio la Carovana dello Sport, e per Antonella Ruccolo da anni in prima linea organizzando appuntamenti con il nuoto paralimpico. Stella di bronzo invece la dirigente Gabriella Di Bernardo per la sua dedizione e la recente nomina nel Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Badminton. Infine stella d'argento al dirigente Umberto Anzini che con versatilità continua a comunicare al meglio i valori universali dello sport stimolando i suoi ragazzi ad un corretto rapporto con le attività svolte. Una giornata di emozioni in cui il presidente del CIP Molise Donatella Perre ha rimarcato l'importanza di proporre lo sport paralimpico a 360 gradi, incoraggiando tutti coloro che non hanno ancora provato alcuna disciplina. Presente all'iniziativa anche il presidente dell'ASMES Molise, Michele Falcione. E con quest'ultimo servizio è tutto, termina qui l'edizione del giorno del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci!